I saldi invernali partono in ordine sparso. Il calendario di quando iniziano, tuttavia, rimane ancora un rebus. Le date, infatti, variano a causa del Covid. Tra chi comincia oggi, come la Basilicata, la Valle d'Aosta e il Molise, e chi invece ha preferito posticipare l'avvio dell'iniziativa per andare incontro alle esigenze sia delle associazioni di categoria sia dei consumatori, costretti tutti a rispettare i divieti e le regole introdotte con il DPCM. Ancora in bilico la Campania, che potrebbe subire un rinvio all'11 o al 12 gennaio. I saldi vanno spostati a marzo, ha chiesto oggi Confartigianato, il timore che partire subito equivalga a un flop prevedibile quanto significativo. Iniziarli prima sarebbe stata una buona cosa, sì. In questo momento serve liquidità, le aziende non ce la fanno più, hanno le casse vuote ormai da tempo, non si riesce a capire queste aperture, queste chiusure, oggi si apre, domani si richiude. Non è possibile più andare avanti così, veramente siamo allo stremo delle forze e il commercio rischia veramente una debacle con chiusure che non avranno precedenti nella storia. Non si capisce più nulla ormai, diventa tutto molto molto difficile. È stata una sciocchezza aprire per un giorno, richiudere tra due giorni, è tutto mal organizzato. I saldi non sono partiti, gente in strada non ce n'è, quindi niente da fare. Comunque è una situazione oramai insostenibile, i colleghi e tutto il gruppo, diciamo, dei commercianti della Campania sono allo stremo, non c'è più la forza di andare avanti.